L'associazione CAMNES che ci ha proposto insieme all'Università la soprintendenza di organizzare questo convegno c'è una consuetudine di anni. Quest'anno è particolarmente significativo perché l'egittologia mondiale che da tempo non si riuniva trova a Firenze il luogo per fare il punto sugli studi, sulla scienza e sulla condizione della conservazione. Sono momenti in cui questi temi non hanno una rilevanza solo scientifica o culturale, ma è veramente una riflessione sul livello della nostra umanità, della nostra condizione umanitaria che ci chiama a prendere in considerazione quello che sta avvenendo nei paesi da cui queste culture provengono. L'Egitto è stato colpito anche stamattina al Cairo da un attentato molto grave, rivendicato da più gruppi, tra i quali anche l'ISIS, e proprio in queste ore stiamo esponendo il lutto sui musei, nei musei delle città italiane. Noi oggi esporremo un drappo nero dal balcone di Palazzo Vecchio e spengeremo le luci che illuminano il biancone, la nostra fontana, simbolo nella nottata, per la uccisione dell'archeologo di Palmira, Assad. Ecco, da Firenze speriamo che possa già con questa iniziativa che si avvia domenica partire un appello che il sindaco Nardella vorrebbe rivolgere a tutti gli uomini di cultura dei paesi musulmani per fare veramente quadrato, per stringersi tutti in una chiara rivendicazione di bene, di pace, di conservazione, di salute per i popoli e per le culture che quei popoli esprimono. Colpire l'arte, colpire la cultura, colpire gli scienziati, gli studiosi è un modo per colpire al cuore l'identità dei popoli, e questo non sfugge a chiunque abbia un po' di sensibilità, appunto non solo culturale ma semplicemente antropologica. Ecco, noi speriamo che da Firenze inviteremo tutti i partecipanti al convegno a farlo, possa davvero partire un appello per rivendicare una posizione di netto distacco, di netto rifiuto della violenza e soprattutto della violenza che vuol colpire l'identità dei popoli.